Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla seconda catechesi dei nostri 6 lunedì della fede. Allora, prima di cominciare, direi facciamo una preghiera a Maria, visto che è iniziato da qualche giorno il mese mariano. Ecco, chiediamo a lei di custodirci nella fede, nella ricerca continua, della nostra fede, di custodirci come Chiesa, di custodire l'umanità anche in questo tempo particolarmente delicato. Ecco, la pandemia ci trattiene in casa, ma non blocca, ecco, la nostra sete di conoscere Cristo e ciò che in Cristo, ecco, viviamo e crediamo e annunciamo. Allora ci rivolgiamo a Maria con la preghiera, ecco, più bella, credo, che è l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora, questa seconda catechesi ha il suo luogo fisico, diciamo, nella chiesa di Gerusalemme. E il tema che abbiamo declinato, insomma, è cosa dobbiamo cambiare della religione? Tradizioni, tradizione, devozione e fede, no? Tre elementi che un po' vanno a comporre il grande puzzle della religione, diciamo, che poi vedremo lungo la catechesi che cosa intendiamo. Allora, il fondo, diciamo, scritturistico, visto che stiamo anche facendo una lettura continuativa degli Atti degli Apostoli, che è il libro della comunità cristiana, quindi il testo di riferimento è Atti 15. È un capitolo piuttosto lungo che non leggo, magari in presenza sarebbe stato più facile, ma qui ci limitiamo, ecco, a dire un po' l'essenziale, no? Quindi magari lo leggete voi come lettura personale. Il capitolo 15 e la Chiesa di Gerusalemme in modo particolare ci introduce a riflettere su due nuclei fondamentali, no? Che vedremo un po' faranno da sottofondo a tutto quello che andremo a dire. E sono due realtà fondamentali, due esigenze anche fondamentali, libertà e verità. Noi percepiamo anche nella nostra esperienza quotidiana quanto siano importanti entrambe e a volte quanto sia anche difficile, no? Farle stare insieme, perché ci potrebbe capitare che in nome magari di una poca libertà riusciamo a compromettere anche la verità, non solo nelle nostre relazioni interpersonali, ma anche nella fede, nella testimonianza, e ci rendiamo conto invece di quanto siano fondamentali. La verità, perché ovviamente, no? È la roccia su cui ogni credente poggia, la verità, il desiderio di essere e di stare nella verità. Dall'altra parte anche quella libertà che Gesù, ci è venuto a portare, la libertà dei figli di Dio, che in qualche modo ci permette di vivere la fede anche con creatività, no? E abitati, da un dono particolare, nel battesimo e quindi abitati dallo Spirito, ogni credente ha anche una sorta di libertà nello Spirito che ovviamente non può essere un libertinaggio, no? Ma è sempre monitorata da quella verità che, è un po' il nostro riferimento primo ed ultimo. E vediamo in questo capitolo come a coniugare queste due realtà estremamente importanti, libertà e verità, a garantirne l'equilibrio di entrambe, diciamo, sia lo Spirito Santo, no? Che è un po' l'autore di questo capitolo 15. Ma vediamo un po' la struttura. Ecco, io l'ho divisa in quattro parti. Allora, nei primi quattro versetti viene messo a fuoco un problema. C'è un problema nella comunità di Antiochia. Allora, la comunità di Antiochia è composta da fedeli che provengono, cioè convertiti dal giudaismo, e cristiani convertiti dal paganesimo. Allora sorge un problema. Cioè, alcuni giudei osservanti, un po' intransigenti,
ritengono che per essere battezzati, prima di essere battezzati, sia necessario passare attraverso la legge di Mosè, in pratica attraverso la circoncisione. Paolo e Barnaba, che sono nella comunità di Antiochia, non sono d'accordo con questo principio e che cosa affermano? Affermano che Cristo è la salvezza dell'uomo e quindi chi incontra Cristo e il battesimo in Cristo supera in qualche modo anche la legge di Mosè, quindi non è necessario applicarla ai nuovi cristiani. Quindi ci troviamo di fronte a un problema non marginale, no? Magari per noi è sentito di meno, ma pensiamo alle prime comunità dell'epoca che vengono certamente dal giudaismo. Ecco, il problema della legge non è marginale. E quindi la Chiesa si trova divisa su due posizioni abbastanza lontane tra loro. Come uscire da questo conflitto? Né Paolo né Barnaba si sentono di prendere una decisione, ma sentono la necessità di confrontarsi con Pietro, con gli apostoli, con gli anziani. Quindi decidono di partire per andare a Gerusalemme. E ciò che accade a Gerusalemme è narrato nei versetti 5 e 21. Allora, che cosa accade in questi versetti? Pietro prende la parola mettendo in luce, ricordando a tutta la comunità alcuni criteri fondamentali. Quindi questa decisione deve essere presa alla luce di alcuni criteri. 3 più 1, diciamo. Pietro ricorda che Dio accoglie volentieri, cioè il nome di Dio è accoglienza. E primo criterio. Il secondo criterio, Dio ha dato lo Spirito Santo a tutti. E molto probabilmente qui Pietro ha in mente alcuni episodi accaduti in Atti, nei capitoli precedenti di Atti, in modo particolare in Atti 8 che abbiamo visto nell'altro blocco di catechesi. Che cosa succede in Atti 8? C'è l'esperienza della conversione dei Samaritani. C'è la conversione e il battesimo di Cornelio e dell'Etiope. Quindi Pietro in qualche modo ha a memoria ciò che è già successo, no? Come lo Spirito Santo abbia toccato, indipendentemente dalle nostre catechesi, diciamo, potremmo dire, abbia toccato tutti, anche chi magari non era predisposto particolarmente a questo annuncio. Terzo criterio, ecco, Pietro ricorda di essere stato lui stesso scelto a capo, come dire, degli apostoli, che Gesù stesso gli ha affidato un compito particolare, quello di annunciare anche ai pagani il Vangelo, affinché tutti possano credere. Una quarta precisazione viene fatta, e cioè si dice che a questi criteri, diciamo, di Pietro si aggiunge la testimonianza di Giacomo, che era il capo della comunità, della chiesa di Antiochia, si aggiunge Giacomo che racconta la propria esperienza personale, la propria testimonianza di come Dio, lui stesso abbia fatto esperienza di come Dio si prenda cura di tutti, anche dei pagani. Possiamo dire che ci sono una serie di elementi che permettono di compiere un discernimento comunitario. Quindi c'è un problema nei primi versetti che viene affrontato con il metodo, diciamo, del discernimento comunitario. Nei versetti 22 e 29, a partire da questo dialogo fatto insieme, si arriva a una conclusione. Quindi si arriva a una decisione. Che Pietro riassume così. Abbiamo deciso, e in questo abbiamo i soggetti sono, anche l'ordine ha la sua importanza, lo Spirito Santo e noi. Quindi c'è una decisione presa a partire da due soggetti fondamentali, lo Spirito Santo prima e la comunità dopo. E la decisione qual è? Quello che non è necessario passare dalla circoncisione. Ultima parte del capitolo, i versetti 30 e 35, e la presenza, c'è cioè la comunità vive un momento di gioia. Di gioia perché si è arrivati ad un orientamento pratico. Si sa quello che si deve fare.
non solo un orientamento pratico, concreto, ma la comunità è felice, vive la gioia per il sostegno e l'incoraggiamento che viene dato anche grazie alla presenza fisica, perché in realtà nei versetti precedenti è scritto che sarà scritta una lettera da mandare alla chiesa di Antiochia, ma questa lettera sarà portata personalmente da Giuda e da Sila, e quindi quasi a dire, no? C'è bisogno di dare una decisione presa, ma di raccontare anche alla comunità di Antiochia come si è arrivati a questo e per dare un segno di comunione al di là della decisione che sia stata presa, che può accontentare qualcuno e scontentare altri. In realtà, quando la notizia arriva, quando la lettera insieme a Sila e a Giuda giunge ad Antiochia, in realtà anche la comunità, ecco, è felice di questa decisione. Anche coloro che non erano in accordo accolgono questa decisione e assumono la decisione presa da questo discernimento comunitario, e tutti insieme si ricordano che il fondamento di tutto, la cosa fondamentale, è insegnare e annunciare la parola del Signore. Allora, vediamo che in questo capitolo l'orizzonte più ampio è la questione della salvezza, anche se in realtà la questione di fondo è la legge, è il rapporto tra la legge, la Torah, e Gesù Cristo. Quasi a dire, no? Ma Cristo è venuto a portare a compimento la legge o ad annullarla? Gesù Cristo è venuto a cancellare la Torah, e quindi l'alleanza antica e tutto il cammino di preparazione dell'Antico Testamento dove va a finire se adesso basta l'incontro con Cristo e il battesimo? Quindi è una questione sostanziale per le prime comunità cristiane che vivono ancora, diciamo, nel clima, ecco, della fede giudaica. E chiaramente ci troviamo di fronte, ecco, a una chiesa, la chiesa di Antiochia, che è più fresca, diciamo, a partire anche dalla presenza di Paolo, il quale è testimone in prima persona di come la grazia di Cristo raggiunga in maniera assolutamente inedita e senza nessuna preparazione, e raggiunga e colpisca, come è stata esattamente la sua esperienza, no? La sua caduta da cavallo, proprio la sua illuminazione di Cristo sulle vie di Damasco. Quindi Paolo è più rivoluzionario in questo, no? Ha il coraggio, ha questa libertà di cui parlavamo prima, di annunciare, indipendentemente da ciò che è stato. La comunità di Gerusalemme invece è un pochino più intransigente, no? È più legata, all'osservanza della legge. Ma al di là, ecco, di questo, di ciò che crede una fazione rispetto a un'altra, diciamo, il problema fondamentale è che la Chiesa è lacerata, la Chiesa è divisa, e questo crea una profonda ferita anche all'interno dei fedeli stessi, no? E quindi c'è una domanda grossa sotto. La fede in Cristo è un'espansione del giudaismo, quindi è una continuità del giudaismo? Oppure la fede cristiana è una creazione nuova dello Spirito? Cioè, vale a dire, oltre alla fede in Cristo, è necessario appartenere a un determinato gruppo, a un determinato movimento, a una determinata area, zona? Questo in realtà è un problema che accompagna la Chiesa di sempre, no? Anche oggi ci poniamo questa domanda. Per essere fedeli è sufficiente credere in Cristo, o abbiamo bisogno di appartenere a questo gruppo piuttosto a quell'altro? Quindi è un problema che accompagna in qualche modo anche la Chiesa di tutti i tempi, con più o meno accentuazioni. La franchezza di Pietro, ecco, lo dicevo anche prima, viene dal fatto che ha Pietro già visto l'azione dello Spirito. E dove c'è lo Spirito c'è libertà, c'è creatività, c'è novità, c'è una nuova Pentecoste, diremo, tutte le cose diventano nuove, e molto probabilmente anche l'approccio alla fede cristiana, no? Bene,
Bene, allora è necessario conciliare, è necessario ricreare l'unità all'interno della Chiesa, che è il bene fondamentale, al di là di ciò che si possa pensare personalmente, ma ciò che sta a cuore ai primi discepoli, alle prime comunità, è l'unità. Quindi quell'essere uno in Cristo, che poi troveremo più volte nelle lettere di Paolo. L'unità è la testimonianza fondamentale per la prima comunità cristiana ed è quasi rispondere a quell'invito, a quel comando, diciamo, al testamento che Gesù lascia. Al capitolo 17 di Giovanni, prima di morire, Gesù raccomanda l'unità, no? Perché siano uno, perché tutti siano uno, come lo siamo io e il Padre, no? Quindi l'unità non è semplicemente, come dire, un vezzo, ma rientra proprio nella costituzione anche della fede stessa. L'unità, la fraternità, la comunità, ecco, vive di questa forza unitiva. E questa decisione che Pietro è chiamato a prendere, ecco, è una decisione fondamentale perché, ecco, ne uscirà dalla decisione che Pietro insieme agli apostoli prenderà, ne uscirà una chiesa libera dal giogo della legge, con un'apertura universale, una chiesa che non vede al suo interno discriminazioni, privilegi, esclusioni, è una chiesa fortemente inclusiva, una chiesa che non è divisa in se stessa, ma una chiesa che accoglie in nome di Cristo. E che ha come primo obiettivo quello dell'unità. Ecco, l'unità è intorno a Pietro, ma Pietro non è il solo a decidere, ecco, non fa un esercizio di autorità assoluta. Pietro, per decidere, ha bisogno di condividere con gli apostoli. E quindi, e soprattutto, Pietro ricorderà che l'agente primo di questa decisione, garante primo dell'unità, è lo Spirito Santo. È interessante questa sottolineatura forte che viene fatto, no? Che noi oggi potremmo ritradurre, noi che non siamo né a Gerusalemme né ad Antiochia, ma siamo qui, no? In questa chiesa che vive in questo tempo, no? Potremmo dire il cammino della chiesa, il cammino della fede, la fecondità delle nostre comunità cristiane. Non dipende dalla volontà di Pietro, non dipende dalla volontà degli apostoli o di qualsiasi altro gruppo a cui apparteniamo, ma è volontà di Dio, è un desiderio dello Spirito. I cristiani sono chiamati ed attratti dallo Spirito, non sono attratti, diciamo, da parole affascinanti che può avere un predicatore piuttosto di un altro, una comunità piuttosto che un'altra, no? Il fatto che ci sia un prete più intransigente e uno più, come dire, più aperto, no? Ecco, la fedeltà, la vita della Chiesa, la fecondità della Chiesa è data da cristiani che si lasciano attrarre dallo Spirito, che incontrano la grazia di Cristo, che incontrano lo sguardo di Cristo e si lasciano toccare e diventano annunciatori. È importante questo passaggio, no? Pietro lo dirà in maniera molto forte, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso, è lo Spirito Santo che attrae, certamente attraverso la parola di mediatori, no? Che possono essere in questo caso Pietro, Paolo, gli apostoli, ma è importante che noi ci sentiamo Chiesa, ci sentiamo attivi anche dentro la Chiesa. Non perché ci ha chiamato qualcuno, che ha avuto magari parole più seducenti di qualcun altro, ma siamo chiamati dentro la Chiesa a compiere un servizio pastorale, a vivere un ministero, perché sentiamo che è lo Spirito che ci chiama e ci spinge a conoscere e a vivere sempre di più questo rapporto particolare con Cristo. È la grazia di Cristo che ci raggiunge e ci porta ad essere Suoi testimoni, Suoi annunciatori. E quindi a diventare una comunità di fratelli che stanno dentro la chiesa, dentro la comunità, non solo perché si sta bene, ma perché
c'è un preciso invito dello Spirito ad essere comunità, ad essere unità. Allora ecco il secondo elemento che ci viene da questo testo, da questo capitolo 15, che può sembrare anche un capitolo molto tecnico, diciamo, no? Il Concilio di Gerusalemme, ci viene un secondo stimolo importante. Fondamentale dunque è la docilità allo Spirito Santo. Protagonista assoluto della Chiesa è lo Spirito. Uno Spirito che agisce, possiamo dire, in due direzioni. È lo Spirito che ciascuno porta dentro di sé, lo Spirito che ci abita, è lo Spirito che ci permette di dire Abba Padre, e quindi potremmo dire è lo Spirito che anima la nostra dimensione spirituale, la nostra vita spirituale. È quello Spirito che ci permette di dire anche oggi Abba Padre, no? Quindi di vivere la dimensione della preghiera. Ma è anche quello Spirito che nelle lettere di San Paolo viene detto più volte, è quello negli ultimi capitoli meglio del Vangelo di Giovanni, quello Spirito che Gesù stesso dirà vi condurrà alla verità tutta intera. Quindi è uno Spirito che non solo agisce dentro di me perché io possa riconoscere Dio e chiamarlo con il nome di Padre, ma è quello Spirito che mi conduce alla verità tutta intera, che mi permette di conoscere e abbracciare quelli che sono i fondamenti della fede. Quindi possiamo dire che questo Spirito e quindi anche quel discernimento comunitario che è stato visto nei versetti precedenti è possibile soltanto appellandosi a questi che sono i due fondamenti, diciamo, no? La vita interiore alimentata e nutrita dalla preghiera e l'attenzione sempre a questa verità a cui lo Spirito un po' alla volta ci conduce, ci fa conoscere, ci fa sperimentare. Ecco, nei momenti di crisi, come è stato per la comunità di Antiochia, la comunità di Gerusalemme, la Chiesa delle origini, ma anche nelle crisi che possono accadere nelle nostre comunità, no? Anche oggi, io credo che siamo anche dentro una crisi, anche oggi, no? Questo virus molto probabilmente ci porta anche a una riflessione che anche nelle catechesi è in programma, che vedremo insieme, no? Ecco, nei momenti di crisi ciò che ci aiuta a ritrovare, come dire, il bandolo della matassa, che cos'è? È questo Spirito che agisce dentro di noi e che ci collega, diciamo, a Cristo stesso e che ci orienta verso la verità. Bene. Allora, assistiamo in questo capitolo 15 al primo concilio della storia. Diciamo due parole su che cos'è un concilio. Magari per qualcuno è qualcosa di noto e stranoto. Ma il concilio che cos'è? È un'assemblea di ecclesiastici, diciamo nella definizione più tecnica, sotto un'autorità gerarchica, quindi guidati da un'autorità gerarchica che ha, come dire, il compito di discutere, di dialogare su questioni di fede e di morale, anche di disciplina, quindi fede, morale e disciplina. I pronunciamenti che escono da questa assemblea di ecclesiastici sotto l'autorità gerarchica, i pronunciamenti che ne escono vanno a costituire il magistero della Chiesa. Che cos'è il magistero della Chiesa? È l'insegnamento della Chiesa. Tutto ciò che viene deciso nei concili è ciò che poi viene rimandato perché diventi prassi ecclesiale. Noi siamo più abituati, diciamo, a sentire la parola sinodo più che concilio. Allora, in realtà hanno lo stesso significato, cioè è trovare una via comune, una conciliazione, quindi una via comune. Sinodo, sinodos, quindi sostanzialmente sono la stessa cosa, anche se poi praticamente nella Chiesa hanno avuto una prassi diversa. Quindi noi colleghiamo il concilio a una cosa più straordinaria, mentre il sinodo può essere anche una realtà molto più comune, no? Noi abbiamo sentito in questi ultimi anni, soprattutto con il pontificato di Papa Francesco, che ama una Chiesa sinodale, abbiamo visto che abbiamo partecipato, magari non fisicamente, a dei sinodi,
il sinodo sulla famiglia nel 2014, il sinodo dei giovani, il sinodo dell'Amazzonia, per dire, no? Quindi sono delle riunioni che sono più legate a un determinato contesto, a una determinata epoca, a una determinata chiesa anche locale. Anche il sinodo, pur essendo più locale, però è sempre vissuto e celebrato in comunione con tutta la Chiesa. Bene, allora, concili e sinodo hanno il compito, diciamo, di valutare, vedere alcuni elementi che riguardano la dottrina, che riguardano la fede, che riguardano la morale, per poi, ecco, farli diventare elementi di pratica anche per tutto il popolo cristiano, di pratica cristiana per tutto il popolo. Legato ai concili e ai sinodi, più ai concili che ai sinodi, ci sono i cosiddetti dogmi, no? Un concilio di solito è indetto perché ci sono delle posizioni contrarie, c'è bisogno di capire qual è la giusta via, e quella giusta via poi viene normata attraverso un dogma. Quindi un dogma che cos'è? È una verità di fede. Noi siamo abituati a sentirne come dicitura il dogma come verità di fede insegnata dalla Chiesa. Ma non è certo una verità che la Chiesa si inventa in base ai bisogni del momento, no? Ma è una verità che la Chiesa riconosce e che insegna perché la riconosce strettamente legata alla rivelazione di Dio. Allora, noi ci troviamo di fronte a due possibilità di insegnamento, diciamo. Un insegnamento proposto in maniera più ordinaria, più costante, diciamo, no? Ed è il magistero ordinario. E potremmo dire che è quello che poi scaturisce nelle encicliche, nelle dichiarazioni, nelle esortazioni. Evangelii Gaudium, all'indomani delle elezioni di Papa Francesco, è un documento, un insegnamento della Chiesa che Papa Francesco ci dà, ecco, un insegnamento ordinario, diciamo, che non è frutto di un concilio straordinario, ma che diventa per noi, ecco, elemento costitutivo per vivere la fede oggi alla luce di questa autorità della Chiesa che è il Papa, che ha incontrato le esigenze di questo tempo e poiché noi siamo certi che Papa Francesco è stato eletto non solo dai cardinali, ma dallo Spirito Santo, ecco, dietro a tutto ciò che Papa Francesco dice e fa, c'è un mandato che viene dallo Spirito, un mandato che lo Spirito continua ad alimentare perché la verità del Vangelo venga messa alla luce oggi, per questo tempo. Quindi è un magistero ordinario, diciamo. Poi c'è un magistero straordinario, che è più raro, e solitamente è un magistero in cui ci sono dei pronunciamenti particolari che il Papa fa e che si basano sull'infallibilità del Papa. Quindi il Papa che ha, come dire, un'autorevolezza tale, da poter pronunciare alcune cose e che noi abbiamo la certezza che siano infallibili, che siano secondo la verità del Vangelo. Chiaramente, ecco, queste dichiarazioni che il Papa pronuncia in maniera infallibile devono essere pronunciate ex cathedra, si dice, no? Quindi dalla cattedra di Pietro e in occasioni particolari. Noi vediamo che lungo l'arco della Chiesa, lungo tutta la storia della Chiesa, i concili principali, diciamo fondamentali, sono stati 21, ognuno dei quali ha dato alla Chiesa un elemento particolarmente significativo in ordine alla fede, alla dottrina, alla morale. Nei primi tempi della Chiesa, ovviamente, questi concili sono stati molto più frequenti, perché c'era bisogno di comprendere anche, no? Il cuore della fede, non soltanto c'è, cioè, quel kerygma, quell'annuncio di Cristo morto e risorto per noi, nato, morto e risorto per noi, porta in sé alcuni elementi che nella Chiesa primitiva avevano bisogno di essere anche compresi. Allora, nei primi
dal 300 al 700 ci sono stati sette grandi concili che hanno in qualche modo normato, messo in luce, messo in chiaro quali sono le caratteristiche di Gesù nella sua natura umana, nella sua natura divina. Quindi abbiamo le prime eresie che vengono combattute, quindi la necessità di indire dei concili. E noi abbiamo nella storia della Chiesa questi concili fondamentali che hanno in qualche modo stabilito, ad esempio, il secondo concilio importante, il concilio di Nicea, che è scaturito in un dogma importante, no? La divinità di Gesù. E quindi ha condannato tutte quelle eresie che negavano, la divinità di Gesù. Ovviamente, subito dopo il concilio di Nicea c'è stato bisogno di un altro concilio per dichiarare la divinità dello Spirito Santo. E quindi ecco il concilio, di Costantinopoli. C'è stato bisogno di vedere, allora, se Gesù è Dio, Maria è la madre di Gesù o la madre di Dio? Allora ecco, il concilio di Efeso, che ha dichiarato appunto Maria madre di Dio. Fissando l'attenzione sulla figura di Gesù, come possono stare nella stessa persona di Gesù due nature, la natura umana e la natura divina? Ecco allora il Concilio di Calcedonia. Quindi ecco, nella Chiesa ci sono stati soprattutto nei primi secoli un concentrato di concili che hanno dato anche dei dogmi fondamentali che anche oggi ci portiamo dietro, no? Che sono rimasti immutabili. Pensiamo al secondo concilio, quello di Nicea. Si è concluso, come il Concilio di Gerusalemme, si è concluso con la decisione che non serviva la circoncisione per chi appunto diventava cristiano. Il Concilio di Nicea è uscito con un documento che ancora oggi noi pronunciamo, no? È il simbolo degli apostoli, è il credo. Ecco, il credo che noi oggi pronunciamo nasce in quel concilio lì. Poi è stato anche rivisto in altri concili, però sostanzialmente è quello. Abbiamo il concilio, ne citiamo solo qualcuno, abbiamo il concilio Lateranense IV, che coniò un termine che è più o meno, insomma, è frequente anche oggi, no? La realtà è presentissima, il termine forse non è conosciuto da tutti, la transustanziazione. Che cos'è? Il cambiamento di sostanza del pane e il vino in corpo e in sangue di Gesù. Ecco, viene dal concilio Lateranense IV, che poi il concilio di Trento, nel 1800, riprenderà. Ecco, il Concilio di Trento, dicevo, è un concilio che viene fatto subito dopo la riforma di Lutero e viene fatto per contrastare tutte le tesi di Lutero, in modo particolare per normare nella Chiesa Cattolica i sacramenti. Lutero diceva che ce n'erano solo due, creando una confusione all'interno della Chiesa cristiana e quindi il Concilio di Trento mette in ordine, ecco, quello che un po' Martin Lutero aveva scombinato. Quindi dichiara che per essere cristiani cattolici dobbiamo credere in tutti e sette i sacramenti, in quanto tutti e sette sono istituiti da Gesù. Abbiamo il Concilio Vaticano I, scusate, il Concilio di Trento 1500, il Concilio Vaticano I 1800. È un concilio che punta la sua attenzione, diciamo, sull'infallibilità del Papa, quindi il primato del Papa e l'infallibilità del Papa, per arrivare poi al Concilio Vaticano II, che è il concilio che potremmo dire è ancora aperto, no? Perché ancora ne stiamo parlando. Quindi sono eventi, potremmo dire, straordinari all'interno della Chiesa, che toccano temi particolarmente grossi, mentre il magistero ordinario scorre, ecco, nei nostri giorni emanando dichiarazioni, esortazioni, encicliche che hanno una portata dal punto di vista di dottrina e di fede inferiore, sicuramente, quindi non scaturiscono nei dogmi, ma che diventano vincolanti per essere credenti oggi. Oggi non possiamo prescindere, ad esempio, dall'Evangelii Gaudium, che non è certo frutto di un concilio, ma è in qualche modo la linea che Papa Francesco ha dato alla Chiesa di oggi. Per cui è chiaro che essere cristiani oggi in questo tempo significa essere anche stimolati da questa parola autorevole che ci dice Papa Francesco attraverso questo documento. Bene,
Allora, ovviamente i dogmi, non, lo dicevamo ma lo ribadiamo, non sono invenzioni della Chiesa, ma la Chiesa non fa altro che approfondire la scrittura e cercare di tradurre con un linguaggio comprensibile per l'uomo quelli che sono i misteri contenuti nella scrittura. Bene, allora torniamo, perché il tempo scorre. A vedere un po' quelli che sono il sottotitolo, diciamo, della nostra catechesi oggi. Il tema della catechesi di oggi si dice che cosa possiamo cambiare nella religione. Allora, noi abbiamo visto questa lunga premessa fatta, che non è semplicemente una premessa, ma è anche un contenuto, è per dire che quando lo Spirito parla all'interno di una chiesa, all'interno di una tradizione della Chiesa, all'interno di un discernimento ecclesiale, ecco, tutto questo è difficilmente cambiabile, perché, ripeto, non è la fantasia di uno, ma è il discernimento a partire da ciò che Dio ha fatto, che Dio continua a fare e che Dio, ecco, farà, no? È in qualche modo sono degli elementi che sono imprescindibili, diciamo, no? Dalla scrittura, dalla tradizione, dal magistero, che sono stati emanati non per una improvvisazione, ma da un profondo discernimento, da un profondo dialogo, per cui è chiaro che costituiscono i pilastri della nostra fede, della nostra dottrina, quindi sono difficilmente cambiabili. Per non dire, non sono cambiabili, tant'è vero che la scrittura non può essere cambiata. La tradizione con la T maiuscola, cioè la rivelazione, non può essere cambiata perché Dio si è rivelato in quel modo e quello è. Non ci può essere nessuno che ci dica no, si è rivelato in un modo diverso. E il magistero, che proprio perché è ordinario e anche più flessibile, è quell'organismo che rimane flessibile perché vuole che questi insegnamenti della Chiesa si incarnino nella storia di oggi. Quindi, diciamo, sono meno dogmatici per permettere che sia anche la storia a suggerire alcuni passaggi. E poiché la storia cambia, ecco, possono cambiare anche alcuni orientamenti che il Papa e la sua Chiesa, attraverso i concili e i sinodi, ci possono dare. Allora, che cosa può cambiare? Allora, qui diciamo, parliamo di religione. Allora, una brevissima, proprio breve, precisazione. Che cos'è la religione? La religione è forse uno dei termini più consueti, no? Che usiamo, uno dei più frequenti. La religione che cos'è? La parola stessa, ha una sorta di assonanza con il legare. Ecco, la religione è il legame che i fedeli hanno con Dio, detta proprio in maniera molto semplice, è il legame che i fedeli hanno con Dio, ma è anche l'insieme, ecco, di pratiche, riti, dogmi, precetti, attraverso i quali questo legame si manifesta, per evitare che la religione non sia una libera interpretazione di ciascuno. Quindi la religione in qualche modo è lo strumento, passatemi un po' il termine, che l'uomo ha cercato per definire, per definire che cosa? Questo rapporto con Dio, fatto di luoghi, di un testo sacro, di alcuni riti, di alcune parole, di un linguaggio, non solo per definire, ma anche perché questi elementi possano essere anche tramandati, di generazione in generazione. Io credo che abbiamo tutti presente, abbiamo tutti davanti agli occhi, che ogni religione ha i suoi colori, ha i suoi edifici, i suoi oggetti, per cui ci diventa anche facile, la religione ci permette di rendere visibile questo rapporto con Dio, no? Che nelle varie religioni può essere diverso, è diverso anche, no? Quindi la religione che cos'è? Potremmo dire, è quell'insieme
di pratiche, luoghi, oggetti, ritualità, liturgie, celebrazioni che ci permettono di rendere anche visibile, se vogliamo, tangibile il rapporto con Dio. È un po' il segno dell'uomo che in tutte le epoche ha cercato Dio. L'ha cercato e l'ha voluto anche riconoscere attraverso delle forme tangibili. Ovviamente, ecco, la religione ha dei rischi. Intesa così, se noi parliamo di religione come luoghi, riti, oggetti, celebrazioni, liturgie, può avere un rischio, che è quello di svuotare tutta questa prassi. Si possono vivere liturgie, celebrazioni, festività, tutto quello che vogliamo, per abitudine, per precetto, per evitare che ci capiti chissà cosa. Quindi la religione potrebbe essere vista come cose da fare più che persona da incontrare. Questo è il grosso rischio. Allora ecco che la fede, la religione deve necessariamente accompagnarci e condurci a vivere l'esperienza di fede. Quindi il fulcro è la fede. Mentre la religione è in qualche modo ciò che Dio ha cercato, ciò che l'uomo ha cercato per incontrare Dio, la fede è il bisogno che Dio ha di incontrare l'uomo. Facciamo subito una distinzione, no? Che può sembrare un po' farraginosa, ma trattandosi di un contesto di catechesi, è giusto anche, no, dare delle nozioni, se vogliamo. Che cos'è la fede? Ecco, ci aiuta una distinzione molto, molto semplice. La fede, possiamo distinguerla, dividerla in due parti. Allora, la fede che cos'è? È un atto dell'uomo. È il soggetto che crede, io credo. E quindi è la risposta che l'uomo, che io do alla rivelazione di Dio, alla chiamata di Dio. L'uomo avverte dentro di sé una realtà che lo supera, che lo chiama a sé e a cui lui è chiamato, diciamo, a dare una risposta. Quindi potremmo dire che è una fede soggettiva, è quello che io sento in qualche modo dentro di me e che mi porta a compiere un atto di fede. Ma la fede non è solo questo, non è solo ciò che io sento, la fede è anche contenuto. La fede non è soltanto un sentimento spontaneo, ma è credere in alcune verità di fede, quelle di cui dicevamo prima, no? Che i dogmi, la tradizione, la scrittura mi dicono. Quindi la fede che cos'è? È una scelta fondamentale a cui l'uomo, che l'uomo fa, ecco, l'uomo quindi sorretto, aiutato, supportato dalla grazia, risponde all'iniziativa di Dio. Cioè il modo con cui l'uomo risponde all'iniziativa di Dio dentro una realtà comunitaria. Allora, quando noi parliamo di fede, parliamo di che cosa? Parliamo innanzitutto di un atto della persona che è reso possibile dalla grazia di Dio. Quando parliamo di fede, parliamo di un atto in cui percepiamo, ecco, come dire, la necessità di entrare dentro una dimensione trinitaria. Sentiamo la necessità di riconoscere Dio come Padre attraverso Cristo che ce lo fa sperimentare anche come Padre, essere figli nel Figlio e quindi riconoscere la comune paternità, uno Spirito che ci accompagna, ci guida e ci porta alla verità tutta intera. La fede è un atto personale, di adesione a Dio e di attenzione, di amore per il prossimo e di amore per la storia anche. La fede è un atto, ecco, che ci porta a riconoscere, ecco, quelle che sono le promesse di Dio e quindi a tendere verso un compimento della storia. La fede è un atto libero, è una risposta libera, è una risposta anche che mette insieme una dimensione razionale. La fede non è semplicemente fideismo, seguire in maniera passiva.
ma è anche mettere in campo la nostra ragione, la nostra ragionevolezza. Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica molto bella, Fides et Ratio, dicendo la fede e la ragione sono le due ali che solo insieme ci possono portare alla verità tutta intera. Quindi la fede è anche professione di fede, un Dio che chiama, ma anche un io che risponde, che professa la propria fede. Fede è anche appartenere a una comunità cristiana, ad una chiesa che mi è madre e maestra. Fede è anche assumere, imparare un linguaggio che in qualche modo mi sintonizza con Dio, ma che è un linguaggio che risponde anche a quelle che sono le esigenze umane dell'uomo, no? Che sono anche il mio modo di dialogare, di comunicare, di annunciare. Perché questi elementi, no? Che sembrano un po' appesantire anche la dimensione di fede, queste precisazioni. Ecco, in realtà ci sono utili per poter, in qualche modo, ci sono dei riferimenti necessari, quindi parlare, di una fede come atto di fede, ma anche come accoglienza di un dato che viene da fuori di me, e che io accolgo, che io riconosco, sono elementi importanti perché mi aiutano in qualche modo a distinguere la fede dalle tradizioni e dalle devozioni. Allora, abbiamo detto la religione, la fede, in quanto estremamente legate tra loro, non possono cambiare. Alcune devozioni e tradizioni che magari sono frutto più di una modalità sociale che noi abbiamo messo in atto, potrebbero anche essere cambiate, ma vediamo. Tradizioni e devozioni, anche se magari qualche volta le si sente nominare, dire con una sorta anche di sospetto, tradizioni e devozioni devono sempre, innanzitutto non sono negative a prescindere. Ma non possono non essere messe in relazione alla fede, alla tradizione, alla Chiesa. Quindi devozioni e tradizioni non sono altro che delle espressioni più popolari, diciamo, ma che non devono mai staccarsi da quella che è la rivelazione e la relazione con la fede. Cosa sono le tradizioni? Ora non stiamo parlando della tradizione con la T maiuscola, che è il deposito della nostra fede, intoccabile. Stiamo parlando delle tradizioni. Allora, le tradizioni è ciò che in fondo ci tramandiamo di padre in figlio, di madre in figlia, no? E sono in qualche modo quelle esperienze che non sono scritte da nessuna parte se non nel cuore di ciascuno. Che sono scritte nella memoria di un popolo, nella memoria di una famiglia, e che sono mantenute vive, ecco, da un implicito imperativo che le mette in atto indipendentemente dalla nostra volontà qualche volta, no? Ecco, siamo molto legati a queste tradizioni, diciamo, e non tanto forse per quello che in sé sono, ma perché ci rimandano a una dimensione anche affettiva. Ci rimandano a rivedere che cosa ha fatto mia madre, che cosa ha fatto mio padre, non solo a livello familiare, ma anche a livello di popolo, no? E di questo credo che non ci sia niente di sbagliato. Vivere anche una dimensione di legame e di affetto, con quelle che sono delle pratiche popolari, ma che hanno aiutato generazioni anche a vivere la fede. Le devozioni. Non siamo molto lontani da tradizioni e devozioni, no? La devozione che cos'è? Allora, la devozione ha avuto significati anche diversi, no? Inizialmente, quando si parlava di devozione, si voleva dire la contemplazione del mistero, poi è diventata la pietà popolare, comunitaria. Poi è diventata una spiritualità intimistica e soggettiva. Quindi ha avuto anche delle evoluzioni. Ma che cosa intendiamo per noi per devozioni?
Oggi, parlando di devozioni, parliamo più di forme particolari di devozione, no? Possono essere le devozioni alla Vergine Maria, ai santi, ad alcuni legami che si hanno con particolari forme, ecco, ed edizioni a una Madonna piuttosto che a un'altra, diciamo, no? Quindi è chiaro che sono un po' il retaggio, ecco, di alcune forme popolari e semplici di vivere anche la fede. Allora, sia le tradizioni che la devozione non hanno nulla di sbagliato, nulla di male, no? Ma è chiaro che devono avere sempre un riferimento alla fede. Sono forme autentiche, anche le devozioni e le tradizioni, quando vengono e conducono al cuore del Vangelo, quando vengono dal cuore e si trasformano in vita secondo il Vangelo. A volte può succedere invece che rimangano solo dei gesti esteriori, o addirittura che assumano anche delle forme magiche, per cui avere la Madonnina in casa, più che essere un legame con la Madre di Dio che mi richiama al mistero di Cristo, è un po' la statuina che mi fa un po' da amuleto, diciamo, no? Quindi il cornetto o la Madonnina rischiano di essere più o meno la stessa cosa. Quindi, ecco, tradizioni e devozioni, ecco, non hanno nulla di sbagliato, ma ecco, dobbiamo ricordarci che il cuore, il mistero della fede, ecco, è uno solo, che è Dio. Nella sua rivelazione in Cristo e nella sua manifestazione nella Chiesa. Quindi il problema non sono tanto le devozioni e le tradizioni, ma il problema è lo scollamento che esse possono avere dalla vera fede. C'è davvero il rischio a volte di confondere atti religiosi e devozionali con la fede autentica, che nella sua essenza, che cos'è? È fidarsi di Dio. È una fiducia incondizionata nei confronti di Dio che non può che manifestarsi nell'amore autentico nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. Allora, e vedo che il tempo scappa, quindi per concludere questa lunga carrellata, volevo leggervi un testo di San Francesco di Sal, un grande santo. E i grandi santi tanto sono grandi, tanto sanno rendere semplici le cose. Allora, è un testo, Filotea è l'amore per Dio, e in questo testo Francesco di Sal ci parla della vita devota, quindi in qualche modo anche della devozione. San Francesco dice questo: mia cara Filotea, tu vorresti giungere alla devozione perché sai bene, come cristiana, quanto questa virtù sia accetta a Dio. Ma siccome i piccoli errori commessi all'inizio di qualsiasi impresa ingigantiscono con il tempo e risultano alla fine irreparabili o quasi, è necessario prima di tutto che tu sappia che cos'è la virtù della devozione. Di vera ce n'è una sola, ma di false e vane ce ne sono tante. E se non sai distinguere la vera devozione, puoi cadere in errore e perdere tempo correndo dietro a qualche devozione assurda e superstiziosa. Ognuno si crea la devozione secondo le proprie tendenze e la propria immaginazione. Chi si consacra al digiuno penserà di essere devoto perché non mangia mentre ha il cuore pieno di rancore. E mentre non se la sente di bagnare la lingua del vino e neppure dell'acqua per amore della sobrietà, non avrà alcuno scrupolo nel tuffarla nel sangue del prossimo con la maldicenza e la calunnia. Un altro penserà di essere devoto perché biascica tutto il giorno una filza interminabile di preghiere e non darà peso alle parole cattive, arroganti e ingiuriose che la sua lingua rifletterà per il resto della giornata a domestici e vicini. Qualche altro metterà mano volentieri al portafoglio per fare l'elemosina ai poveri, ma non riuscirà a cavare un briciolo di dolcezza dal cuore per perdonare i nemici, finché
ci sarà poi l'altro che perdonerà i nemici, ma di pagare i debiti non gli passerà neanche per la testa. Ci vorrà il tribunale. Tutta questa brava gente, dall'opinione comune, è considerata devota, ma in realtà non lo è per niente. La vera e viva devozione, filotea o filotea, esige l'amore di Dio. Anzi, non è altro che un vero amore di Dio. Non un amore genericamente inteso. Infatti, l'amore di Dio si chiama grazia, in quanto abbellisce l'anima, perché ci rende accetti alla Divina Maestà. Si chiama carità, in quanto ci dà la forza di agire bene. Quando poi è giunto ad un tale livello di perfezione, per cui non soltanto ci dà la forza di agire bene, ma ci spinge ad operare con cura, spesso e con prontezza, allora si chiama devozione. Ecco, mi sembrava bello chiudere questa catechesi con questa lettera che ci dice, no? Che la devozione può essere confusa con la vera fede. Ma se non c'è questo legame profondo con la vera devozione, che è l'amore per Dio, e l'amore quindi per il prossimo che si trasforma in carità, anche la devozione rischia di essere vuota. Allora, buon cammino nella religione, nella fede, buon cammino anche nel discernimento tra tradizione e devozione, per cercare sempre quello che è il fondamento, che è Cristo, che è la sua Chiesa, che ci insegna, ci guida, ci è maestra, ci è madre, per portarci certamente a vivere un'esperienza autentica di Cristo. E vivendo questo, poi anche le tradizioni e le devozioni possono non fare altro che aiutarci a vivere bene il nostro profondo legame con Cristo e con la Chiesa. Noi ci vediamo tra 15 giorni, ecco, buona settimana e alla prossima catechesi.